Workshop F, Ravenna 2014, siamo con Mary Scaringi di ARPA, Emilia Romagna, una collega di Paola Loriola che abbiamo intervistato prima. Oggi parliamo di un argomento molto ambizioso e interessante, cioè rifiuti e partecipazione. Puoi darci la tua visione, volentieri, il tuo contributo. Allora, rifiuti e partecipazione, perché l'argomento di trattamento dei rifiuti è molto sentito dalla popolazione, per cui la partecipazione della popolazione e anche delle figure chiamate stakeholder, ossia la rappresentanza politica, è molto importante. È importante sapere la loro opinione, sapere l'opinione di entrambi questi attori dello scenario, e perché è importante gestire questa tematica e risolvere i problemi che ci sono, e da un lato appunto quello della popolazione, e dall'altro la valutazione degli aspetti da parte dei politici. Integrare le opinioni per poter raggiungere e trovare delle soluzioni che permettano la corretta gestione dei rifiuti è un buon connubio. È, diciamo, innovativo, nel senso che nell'ambito della valutazione dell'impatto sulla salute, la valutazione della percezione del rischio anche della popolazione non è mai stata approfondita in maniera adeguata, per cui il partenariato ARPA è coinvolto in particolare e per la sua precedente esperienza che ha avuto in Emilia-Romagna per la ricerca Monitor, che era improntata appunto sulla tematica dei rifiuti, e anche per la sua esperienza sulla valutazione della percezione del rischio. In effetti, nell'arco del progetto, abbastanza lungo e ambizioso un po' nei suoi obiettivi, ha stilato più questionari che servivano appunto a realizzare e a capire un po' quello che la percezione che è la percezione della popolazione sulla tematica dei rifiuti. Da questo, insieme a tutti gli aspetti sanitari e ambientali, emergeranno delle linee guida che serviranno poi per un corretto approccio comunicativo sulla tematica. Quindi un cittadino 2.0, non passivo fruitore, ma attivo assolutamente. Se possibile, sì, molto attivo. Infatti anche gli strumenti che abbiamo utilizzato sono stati quelli di internet, oltre anche al arrivare alla popolazione a casa delle persone facendo interviste telefoniche, ma il principale strumento è stato internet, poter divulgare il questionario anche tramite internet. La persona poteva rispondere al questionario online, e si tratta di una persona comunque che arriva al questionario anche perché è interessata, però piano piano ci avviciniamo anche ad espandere la rete 2.0. Grazie a Mary Scaringi, Emilia Romagna.